La prima volta che ho sentito il suono della Lamborghini ero un bambino, camminavo per strada e ero di spalle. E a un certo punto l'effetto è stato wow, c'è qualcosa di differente. Diciamo, quello è stato l'istante in cui mi sono appassionato anche delle supersportive. In una piazza c'era un raduno e c'erano diverse automobili tutte insieme nello stesso posto e facevano sentire l'accelerazione. Ricordo proprio la sensazione addosso della potenza del motore, insomma la vibrazione proprio del mio corpo davanti alla potenza dell'automobile. Emozionante. Grintoso. Le caratteristiche principali del suono di Huracan Tecnica sono rappresentate da parametri psicoacustici equilibrati, nel senso di ottenere ai bassi giri un volume basso per poi esprimersi al meglio alle alte girature con una loudness accentuata, in modo tale da avere un'esperienza di guida immersiva e fun to drive. Quando ho composto la playlist per il V10 ho cercato di scegliere delle canzoni che evocassero nell'ascoltatore un sentimento di svago, di divertimento, di spensieratezza. Il suono di un V10 si accorda partendo dal motore e intonandolo con la linea di scarico e di aspirazione, un po' come si fa con uno strumento musicale in cui si parte dal cuore dello strumento, dall'impulso del musicista e si sviluppa tramite, ad esempio, le corde di una chitarra. Il genere musicale perfetto per il V10, secondo me, è l'elettronica. L'elettronica perché evoca il weekend, evoca l'andare a ballare, evoca lo stare con gli amici, evoca il divertimento in generale. Associerei il suono del V10 ad una voce, in particolar modo ad una voce femminile, siccome intensa ed acuta.